Sì, sono 170 metri, dopo il risultato ha detto che è andata bene e ho vinto. È stato bravissimo. Grazie. Questo palio è sempre più bello, ogni anno c'è sempre più gente, molto emozionante. Diciamo questo, che questo palio, essendo un evento all'aperto, è fondamentale che ci sia il tempo che ci supporti come ci sta supportando quest'anno. C'è un fiume di gente nel nostro paese oggi, fuori città non si trova un parcheggio, siamo estremamente orgogliosi e contenti che sta andando veramente così e sta andando veramente bene. Questo è un grande merito però ed è un grande riconoscimento con la nostra Loco che sta lavorando e ha lavorato nei mesi precedenti in maniera ineccepibile, precisa, puntuale, con un numero di persone che si è impegnata, vieni Alessandro, vieni qua con noi perché c'è il presidente della Proloco qui con me, con un numero di persone che si è impegnata per questo evento impressionante e quindi noi siamo grati per tutto quello che hanno fatto per Fermignano, perché questo evento è un evento per la nostra città, dopodiché è vero che qui vengono migliaia di persone che provengono da tutto il territorio. Come dire, un'ulteriore promozione per la nostra città in un momento di crisi economica, di difficoltà, di situazioni anche delicate legate al lavoro che non si trova e a tutte queste vicende che ci rattristano. Ma oggi siamo qui di festa. Porta allegria anche questo palio. Sì, c'è molta energia, no? C'è molta empatia, c'è molta energia, c'è molta allegria. Questo è un evento storico, è il 51esimo anno che facciamo il palio e ancora una volta sta funzionando, ma ripeto, grazie al grande lavoro che fa il nostro presidente e tutti i suoi volontari, perché ormai questo paese si regge sul volontariato e se non c'è gente che ci mette la propria fisicità e la propria testa, qui non si fa più niente e quindi dai, è un merito del territorio e della gente del nostro territorio. Ma adesso il nostro presidente. Parliamo col presidente della Proloco Pesaresi. Allora, come sta andando? Vedo che c'è tanta gente, ci racconta un po' come funziona per chi non lo sapesse. È diviso in contrade, ci sono varie contrade, ho visto la Pieve, San Lazzaro, Calpino, Santa Barbara, Calagostina, la Torre, San Silvestro, non so se ce n'è qualcun'altra che non ho segnato. E si divide in batterie, gareggiano, poi semifinali e finali. Più nel particolare, perché uno magari pensa è la rana che gareggia in sé per sé, invece ci mettono sulle cariole queste rane. Sì, è lo scariolante quello che gareggia, ovviamente la rana fa la sua parte, quindi se la rana è mite, diciamo che è tranquilla, allora si arriva molto tranquillamente anche lo scariolante al traguardo, se no altrimenti dura. Se la rana salta è un problema. Sì, perché la rana poi deve rimanere sulla cariola, però
Però le rane vengono controllate sia prima che dopo dai veterinari. Sì, hanno una visita veterinaria, come potete vedere alle nostre spalle, prima di gareggiare e poi quando ritorno, che devono essere sempre in salute. Regola d'arte. Esatto. Vuole ringraziare qualcuno, i volontari, qualcuno della Prolopo? No, innanzitutto voglio ringraziare tutto Fermignano, l'amministrazione, i nostri collaboratori, sia della Prolopo sia quelle delle contrade e tutti quelli che non si vedono, perché la manifestazione va avanti con quelli che non si vedono. Che sono forse anche di più di quelli che si vedono. Certo, circa un paio di cento. Va bene, grazie. Grazie a voi.